Com'è stato questo periodo del lockdown e il periodo immediatamente successivo nell'ottica tua di studente, maturando? Diciamo che da studente barra maturando l'ho vissuta sia in maniera positiva che negativa. Positiva perché attraverso la didattica a distanza comunque le lezioni sono state molto più leggere, i compiti erano di meno, però anche, quindi anche l'esame è stato facilitato, diciamo ci sono venuti più incontro, però è stata pure brutta, tra virgolette. Perché non ho potuto più vedere i miei amici, i professori con cui comunque ho iniziato un percorso 5 anni fa e avrei voluto finirlo bene, però non ci sono riuscito. Poi magari dopo potrò fare qualcosa con loro. Mentre la didattica è stata a distanza, l'esame è stato in presenza, quindi comunque hai potuto vivere in un certo senso l'emozione della discussione. Sì, non è stata la stessa cosa di fare un vero e proprio esame, però comunque stare là davanti a tutti i professori in presenza è stato comunque abbastanza teso. Però li ho avuti tutti i professori, tranne una professoressa che per problemi di salute ha dovuto farlo per forza a distanza, ma è stato tutto tranquillo con i compagni di classe con cui che dovevo farlo lo stesso giorno. Ci siamo comunque potuti salutare e scambiare qualche parola comunque dopo 2 mesi che non ci siamo visti. Quindi, in un certo senso, è stato piacevole andare a scuola. Tu ami lo sport e quindi hai Sì. vissuto anche questa storia con del distanziamento in maniera più Sì. sentita. Da questo punto di vista l'ho vissuta male perché, essendo una persona molto attiva a livello motorio, ho sempre fatto sport all'aria aperta con gli amici, andavo in palestra, non potendolo più fare, ho cercato comunque di allenarmi a casa, però non è stata la stessa cosa, comunque già stare in compagnia e farlo da solo si vede la differenza. Adesso comunque stiamo riprendendo, poi dopo magari potremo anche organizzare qualcosa per giocare, comunque per rincontrarci. E questo però durante la quarantena sono stato anche abbastanza male per questo perché non ci potevamo vedere, quindi ho dovuto fare tutto da solo, potevamo solo sentirci. E a me che piace anche stare in compagnia, questo ha significato molto, diciamo. Quindi hai vissuto questa cosa doppia, sia sul fatto di non poter festeggiare come si deve il traguardo raggiunto, sia sul Sì, piano dello sia sul piano sport. sportivo, esatto. Come valuti la reazione dei tuoi coetanei e delle persone più adulte? Le persone più adulte, mature, si stanno comportando bene, ancora alcuni si mettono paura di uscire, li vedi ancora con la mascherina, però mano a mano stanno riprendendo anche loro la vita di prima. Per quanto riguarda i miei coetanei, come abbiamo avuto un po' più di libertà, ne abbiamo approfittato e siamo tornati totalmente alla vita di prima e infatti questo secondo me non è positivo. Perché potrebbe esserci anche, secondo me, diciamo, un ritorno di fiamma, chiamiamolo così. Però, ancora, visto che ancora non si è verificato nulla di nuovo, di brutto, va bene così per adesso. Quindi sono contento ma speriamo di ritornare alla vita di prima, al 100%. Va bene, grazie. Grazie a te.